Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacatten 17, Arezzo. Venite a trovarci. Che fate? Si è portato l'appunti? No, c'avevo. Non mi sono portato, non c'ho bisogno. Ma è sai che tutta a memoria. Sto lavorando. Non posso. Si è fatto. Si è inoltrato ora ieri alla procura e quindi insomma ci sa diverse cose. Bada. Gna la famo. E alla Corte dei Conti. Come dicono, no. Come dicono a Roma, gna la famo. No. La manovra questa no. No, questa è comoda perché c'ha. Se non avesse la telecamera posteriore sarebbe veramente. Ah, ma ti fa vedere? Parcheggiare sarebbe. Sì, qui è ormai. È una cosa spaziale. La nostra autovettura. Allora, Gianfranco. Eccoci qui per questo viaggio. Credo che sarà una chiacchierata molto intensa, perché è una cosa che sta a cuore purtroppo non a tante persone, però insomma una buona e consistente fetta di consumatori e di cittadini. Il tutto nasce nel 1999. Che succede nel 1999? Succede che gli interessati a fare business in questo settore, quello della distribuzione del servizio idrico, la distribuzione dell'acqua, si erano già attivati per cercare di accaparrarsi un primo ambito in Italia, e questo primo ambito era proprio quello aretino. Quindi gli appetiti delle multinazionali avevano smosso già nei due o tre anni precedenti molti inviati in queste zone per scegliere dove poter entrare nel business in Italia. E questo si prestò facilmente la nostra zona perché, come sapete, come sai, è ricchissima di acqua. Siamo fra l'Intratevere e Tarno, quindi non abbiamo un posto migliore anche in Toscana stessa per poter soddisfare certe mire, per avere una gestione dove è facile perché abbiamo l'acqua a sufficienza e profittevole. Ecco, abbiamo avuto la fortuna che siamo stati primi, fortuna in maniera molto ironica la cosa, ci hanno preso proprio di mira, no? Secondo me l'hanno studiata proprio con la cartina in mano, dice dove andiamo? Andiamo a Arezzo. Ecco, sono arrivati a Arezzo e purtroppo che è successo? Che l'allora giunta di centrosinistra praticamente dette che la gestione di fatto a questa società, all'interno della quale Nuove Acque c'è questa multinazionale francese. Sì, guarda caso tornano spesso i francesi, anche attualmente siamo sempre questi francesi Arezzo, insomma. Beh, da noi devo dire che addirittura gli era stato preparato bene il terreno, perché allora per poter fare una gara, diciamo, per poter scegliere il socio di minoranza privato che avesse capacità industriali come la Suez del resto, bisognava anche
determinare una gara d'appalto con un che prevedesse una possibilità di applicare tariffe medie che fossero abbastanza remunerative anche all'epoca, mentre tant'è vero che il terreno gli fu preparato dalla politica nel lato che dove noi avevamo disegnato un lato che anziché portare con noi la provincia intera si rinunciava al Valdarno Aretino e ci si incluse invece la Val di Chiana Senese con dei comuni, 5 comuni, dove la tariffa in quell'epoca era la più elevata, era molto più elevata della nostra, perché loro di acqua ne avevano più bisogno e la avevano fatta pagare il servizio idrico già molto più che di quello che si pagava ad Arezzo e nel circondario aretino. Tant'è vero che fu disegnato questo ATO includendo questi comuni senesi per poter poi elevare la tariffa media e portarla nella gara come bando. C'era questa possibilità, tant'è vero noi pagavamo 1.400 euro lire il metro cubo l'acqua con tutto il servizio di depurazione, ma quella media diventò subito di 1.780 grazie all'inclusione di questi comuni. Mica male, hanno studiato. Allora arriva questa società che diciamo dal punto di vista formale è pubblica. Però di fatto che succede? Che succede di fatto? Di fatto succede che... Nel concreto. Viene scelto questo soggetto privato che è un raggruppamento capeggiato dalla Suez e però questo... La Suez è questa multinazionale francese simpaticissima che... che ha esperienza ovviamente di privatizzazioni e di gestioni dei servizi idrici nel mondo, perché il business dell'acqua l'avevano già studiato, lo sapevano che questo business sarebbe anche ampliato a dismisura, quindi loro avevano visto bene, si scelgono, gli si dà una quota del 46% a questo raggruppamento privato e il 54% rimane in mano agli enti locali, perché la legge prevedeva che non si potevano concedere, dare in concessione con una maggioranza dei privati, quindi fu ritagliato preciso questo ma nei patti parasociali, eccoci, che hanno contratto i comuni con la società Nove Acque, cioè con i privati, si è stabilito che ai privati spettava praticamente il timone della società, cioè l'amministratore delegato e 4 consiglieri d'amministrazione su 9, con la clausola scritta chiaramente che comunque le delibere d'assemblea del consiglio direttivo della società venivano ritenute valide quelle prese con 5 su 9. Ecco. Noi ne di fatto con 6 su 9, quindi sì, 5 aggirata la pubblico, legge, aggirata la grande. Sì, esatto, cioè praticamente come al solito succede in Italia, insomma, esatto, tanto per capire. È solito, era una delle cose, e siamo stati i primi in Italia e in Toscana a far entrare i raggruppamenti privati in questo settore. Ecco, questo dal 1999 e lì inizia la vostra lotta, praticamente. Che eh sì, già nel 99, quest'anno sono 2000, 20 anni, 2000. Fate una festa quest'anno per il ventennale. Diciamo che nel 2000 già si ebbero i primi scossoni nella opinione pubblica, come cominciarono ad arrivare le tariffe, cioè le bollette nuove. Tant'è vero che ci fu ingaggiata una vera e propria battaglia anche da parte dei comuni della Val Tiberina, mentre ovviamente il comune capoluogo era quello che aveva costruito tutta questa operazione, fu latente, anzi la provincia, il comune furono morbidi anche per contenere le reazioni, le ribellioni
almeno verbali, dei cittadini che protestavano per questa regalia. Noi la reputiamo una regalia, vera e propria regalia. Nel momento fu lasciato solo i comuni della Val Tiberina, che erano gli unici che avevano impostato proprio una vera e propria battaglia anche giuridico-legale rispetto a questa decisione, tant'è vero che però i comuni, la politica che dominava all'epoca, dominante nel territorio, cioè prevalentemente, indottrinava i comuni, i sindaci della provincia ad accettare questa cosa come fosse stata un'inevitabile conseguenza della legge Galli, ma la legge Galli non imponeva affatto che dovessero entrarvi tutti i comuni, che fosse fatto questo tipo, cioè, la legge Galli non parlava di questo, però gliela propinarono con questa lettura e moltissimi sindaci di sinistra, di centro-sinistra, quasi tutti, anzi tutti, no, stettero, furono attivi nel chetare o cercare di contenere queste proteste rispetto a questa scelta. Ecco, questo perché di fatto? Perché avevano interesse dal punto di vista economico poi a ricevere. Certamente avevano sempre il ritorno, siccome la scelta era stata fatta, diciamo, in sintonia con dettami della politica regionale e quella comunale e provinciale, quindi tant'è vero che chi era assessore in provincia, come Segoni, fu il primo presidente della società Nove Acque, fu poi seguito da tutti i sindaci, come quello d'Arezzo che aveva ideato questa cosa, che era Paolo Ricci, sindaco d'Arezzo, poi è stato incaricato, adesso mi sembra che ci sia ancora Nannini, che era sindaco di Bucine, e tutti artefici di questa operazione. Quindi uscivano dai comuni e in qualche maniera entravano in Nove Acque. Certo, presidenti della società hanno presieduto e fatto parte altri come componenti del consiglio di amministrazione CDA di Nove Acque, della società. Quindi qualcosa, ma non tanto, diciamo, remunerativi a volte per taluni, perché consideriamo che il sindaco d'Arezzo allora dell'epoca, quando fu fatta questa scelta, era Paolo Ricci, era un esimio, anzi un commercialista di grido e anche affermatissimo, quindi non aveva certamente bisogno di ricoprire una carica per questioni di gettoni, di emolumenti, insomma. Però l'importanza è tale di questa scelta che ha fatto sì che molti si mettessero a disposizione per poter agevolare, diciamo, la società in questa, nei primi anni che furono difficili per la società. Mi viene una battuta, scusa se ti interrompo, in Italia una presidenza e un caffè non si nega a nessuno, perché una presidenza, tutte, una poltrona, insomma, cioè uno strapuntino, sì, sì, sì. Poi no, non è una, non che ci meravigli questo, ma a noi ha più che altro meravigliato poi gli anni successivi, cioè il continuare a difendere una scelta che si era rivelata subito, quasi subito sbagliata, che era una soluzione che costava ai cittadini più di una altre soluzioni che ci potrebbero essere state, come quelle di averla affidata, non so, a una società sempre pubblica dell'epoca, che all'epoca era anche in grado di poter gestire questo servizio, che era Coingas. Noi avevamo società interamente pubbliche, quindi non c'era affatto bisogno di trovare un socio dominante, poi che è diventato il dominus Machina. Cioè, il problema è tutto questo. Tra l'altro, io ho seguito negli anni questa vicenda, poi arriveremo ai referendum, però questi francesi che in Francia, in comuni molto importanti come Parigi, dove avevano preso la gestione dell'acqua, alla fine sono stati mandati via. A Parigi sono stati mandati via. Certo. È stata ripubblicizzata. La municipalità si è ripresa la gestione diretta
e hanno anche conseguito, sì, noi ce li teniamo. Loro sono riusciti anche a risparmiare molto, a risparmiare almeno il primo anno e il secondo anno circa 80 milioni di euro nella spesa per la gestione dell'acqua quando se l'è presa il comune di Parigi, la municipalità. Noi siamo quelli che invece siamo molto in ritardo rispetto anche a Berlino, a Marsiglia e a tante altre città, la stessa Nizza, che sono francesi. Hanno capito prima gli amministratori e penso anche l'opinione pubblica, perché gli amministratori sono da noi eletti e nominati per andare a fare gli interessi della generalità, delle persone, della municipalità. Il problema è che qui sono tutti schierati a parole con noi, con i cittadini, ma poi nei fatti purtroppo all'orale sono tutti bravi. Poi quando si arriva allo scritto, sì, capito? Più di qualcuno, devo dire purtroppo la constatazione è tristissima, che la stragrande maggioranza proprio cade. Io mi metto un po' anche nei tuoi panni, no? Un uomo di sinistra, te sei un uomo profondamente di sinistra, ecco, nel 1999 questo è stato un atto che è stato visto anche un po' come un tradimento, insomma, perché da sempre la sinistra dovrebbe rappresenta un po' in tutto il mondo la difesa dei diritti dei più deboli, perché qui poi, sai, se arrivano tariffe salate a uno che ha i milioni in banca, se ne fischia. Più che altro incide sulle famiglie che devono fare i conti tutti i giorni, proprio tutti i santi giorni, con i soldi, con le bollette, non solo dell'acqua, insomma, devono stare lì a contare le spese. Ecco, questo tradimento. E poi, fra l'altro, di fatto nel 1999 fu uno delle ultime operazioni amministrative della giunta Paolo Ricci, e poi, guarda caso, persero le elezioni. Nella storia non era mai successo in Italia, e arrivò Lucherini. Arrivò il centrodestra. Io credo che abbia influito anche questa cosa. Sì, io all'epoca non ero nella mia visione, c'era ancora la possibilità, credevo che si potesse dall'interno, pur essendo una rappresentante di una zona, fra l'altro della città pescaiola, ho sempre lavorato per poter far sì che l'amministrazione si occupasse più degli interessi generali che non tanto dei pochi, insomma, e in questo caso era una cosa che noi non condividevamo, io non condividevo, io all'epoca ero responsabile del centro Enrico Berlinguer, in questa città avevamo anche abbastanza voce per poter protestare, lo abbiamo fatto, lo facemmo, ma mi sono reso conto che quando l'amministrazione uscente, cioè Paolo Ricci con tutti quelli che non si presentò alle elezioni, lo stesso sindaco, io ovviamente la destra ha avuto gioco facile, anche perché questi cittadini che avevano capito che queste cose non andavano verso a favore loro, molti si voltarono sulla destra, ma sul centrodestra, ma Lucherini, devo dire che fra l'altro non interpretava in effetti anche allora una visione come se non si fanno le liberalizzazioni, no, lo facevano, anzi loro erano dichiaratamente per la liberalizzazione, tra virgolette, finta, perché poi erano privatizzazioni come sempre, ma erano stati preceduti proprio, gli era stato offerto già un assist micidiale, perché l'aveva fatto già la sinistra, il centro-sinistra, e la sinistra in effetti aveva già di fatto privatizzato un servizio come quello dell'acqua, che è indicativo, è un monopolio naturale più che quello da difendere come pubblico, non saprei cosa altro ci sia. Noi ci siamo un po'
attivati nella discussione cercando di far capire questi errori, perché ancora la provincia, la maggioranza dei sindaci di questa provincia erano di centro-sinistra, pur avendo perso il comune di capoluogo, la sinistra poteva benissimo correggere perlomeno tutte le storture. Invece ci siamo resi conto. Niente. No, assolutamente, assolutamente. Hanno continuato a giustificare cose assurde come l'elargizione di 1 milione all'anno solo di consulenze finte che non servono a niente, inutili, che si pagano soltanto ai soci privati. Nuove Acque, noi paghiamo queste somme ogni anno, anche quest'anno. Che poi alla fine paghiamo noi in bolletta. Certo, le paghiamo noi come cittadini nelle bollette, non come tasse, ma è una tassa occulta, tutto è lì dentro e vengono foraggiati questi privati che sono lì dentro. Cioè, ovviamente, quello è un favore che andava tolto subito dopo qualche anno, al massimo poteva essere giustificato da una sorta di apporto di know-how, chiamiamolo così, come loro lo contrabbandarono, ma sappiamo benissimo che quella non è altro che una royalty pagata a questi francesi e tuttora continuiamo a farlo. Noi paghiamo, dopo anni che c'è tornato il centro-sinistra, Fanfani per 2 mandati, non siamo riusciti a far togliere neanche una virgola da questi questo milione di euro gli è rimasto tutti gli anni. E chi li scava? E chi li manda via di qui questi? Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Allora, questa cosa, poi ci ritorneremo sopra, della scadenza. Loro scadrebbe questo mandato quando? La scadenza della concessione originariamente era fissata nel 2024, il 30 giugno del 2024. Ma anche qui direbbe l'araldo della giostra, ma che cosa è successo? È successo che 2 anni fa hanno avanzato l'istanza Nuove Acque, quindi i soci privati, cioè chi ha in mano l'azienda, ha avanzato l'idea di farsi assegnare e concedere altri 3 o 4 anni, insomma, praticamente oltre quella scadenza. Già si sono predisposti 10 anni prima, quasi 7-8 anni prima, hanno già pensato. Ma come l'hanno giustificata questa cosa? L'hanno giustificata dicendo, lavorando, allora l'hanno giustificata, prima hanno lavorato certe lobby, ovviamente di quelle che hanno in mano tutte le gestioni in Italia, partecipate o addirittura società uniche private, hanno lavorato con l'autorità nazionale di competenza per cercare di fare un paio d'anni fa, far passare che si fa una fotografia delle situazioni degli impianti, degli acquedottistici e di trattamento dei reflui, tutto, e si vede dove sono le criticità, in modo tale che, siccome abbiamo un sistema tariffario che consente ai gestori di far mettere in tariffa anche sul programma degli investimenti, aumentano le tariffe, cercano di far vedere che con le risorse che hanno attuali non ce la fanno a fare entro la scadenza l'ammortamento di tutti questi lavori che andrebbero fatti, perché andavano fatti prima, non l'hanno fatto. Dopo 20 anni, quindi, quasi 18 anni, ci hanno detto: dateci un pochino, abbiamo le reti obsolete, abbiamo le perdite che bisogna toglierle, abbiamo da fare collettori fognari, depuratori. Quindi in questo caso c'è bisogno di
più investimenti di quelli che abbiamo fatto, che si sono pagati tutti noi cittadini naturalmente, e a questo punto ai comuni gli è stato detto: qui, siccome l'autorità nazionale dice che se non ci si fa a programmare tutti i lavori che sono necessari per ammodernare quello che si è ammodernato in pratica, adesso bisogna che è possibile che ci concediate una proroga e noi faremo in modo che si faranno quei lavori con minori aumenti tariffari, tutto un progetto da maghi, che poi su... È un magheggio. Diciamo, chiamiamolo per nome. Hanno incantato con questo magheggio una serie di sindaci che era opportuno avere dalla loro parte, e questo è bastato perché adesso gli si sia concesso fino al 2027, ecco, la concessione. C'è un mio amico che alla fine di queste descrizioni di questi magheggi diceva sempre: è l'uomo vive. L'uomo vive. Arriviamo a questa data fatidica del referendum. Il referendum che viene svolto finalmente nel 2011. Voi portate avanti la vostra campagna perché, insomma, nel referendum si sa, se vanno a votare il 51% dei, anzi 50,01% degli aventi diritto, è valido, se non è valido. Quindi una grande campagna di sensibilizzazione, quindi appelli, controappelli, diciamo che il risultato è veramente clamoroso, perché gli italiani vanno a votare. E tra i referendum c'era proprio questa domanda, una domanda specifica che voi avevate spiegato. Ecco, la domanda referendaria qual era? Che uno doveva rispondere sì. Le domande erano due, i quesiti referendari erano due, che riguardavano l'acqua, e ambedue furono votati sì. Allora, questo già bisogna pensare che per 10 anni prima non si era mai arrivati con altri referendum, nessuno era mai arrivato al quorum. Abbiamo superato. Quindi un risultato storico. Storico, e che dimostra che la sensibilità dei cittadini, gli interessi dei cittadini, volevano che facessimo i loro interessi, le istituzioni. Noi abbiamo avuto due referendum, uno che toglieva l'obbligo, perché era stato fatto, decretato da un governo Berlusconi l'anno precedente, nel 2009, che ogni ente locale dovesse mettere a gara i propri servizi essenziali, come quello dell'acqua, compreso quello dell'acqua. Questo obbligo noi lo intendevamo toglierla, questa obbligatorietà, facemmo in modo che nel quesito referendario fu fatto in modo che fosse chiaro che volevano scegliere i cittadini, che non fosse demandato a privati la gestione. Ora, la formula a volte bisogna trovarla anche un po' complicata, ma c'era questo. E questo fu semplice, diciamo, ma l'altro referendum, che era il più significativo e che portava in effetti da solo alla rinuncia dei privati a entrare o a insistere ancora dentro le gestioni dell'acqua, perché toglievamo la cosiddetta remunerazione del capitale proprio investito, ovvero la rendita. Perché il profitto. Per questi raggruppamenti delle multinazionali, ma anche di soci italiani, di aziende italiane, anche banche, entrano dentro per poter far profitto. Ovviamente loro intendono, se tu gli togli la remunerazione del capitale investito, che era una delle componenti che per legge erano dentro la tariffa che noi pagavamo, ovviamente veniva meno il loro scopo e il loro interesse a insistere, a restare dentro le società. Allora, questo referendum,
Che cosa succede? Tutti a festeggiare, però cosa succede? Come al solito, lo ricordavamo prima, fatta la legge, trovato l'inganno. Ecco, hanno aggirato questa volontà popolare, è una cosa clamorosa. Ricordo che il referendum è riconosciuto dalla Costituzione. Forza di legge. È un diritto costituzionale. È della legge approvata in Parlamento perché è attestata dal popolo, quindi è una legge proprio il massimo dell'espressione della democrazia. Ma loro cosa hanno studiato? Ma cosa? Molto velocemente. Velocemente l'ha studiato. Allora, prima, subito, un mese dopo, ci ha pensato il governo, allora il governo Berlusconi, di tentare di rimettere l'obbligo o degli anti, la stessa cosa che avevamo tolto con il referendum, la voleva reintrodurre la Corte Costituzionale su ricorso di due regioni, la Puglia e un'altra regione che non ricordo, riuscirono a dichiararla incostituzionale quel provvedimento e quindi non ebbe effetto. Mentre subito dopo, a novembre, il governo Berlusconi fu mandato a casa dal governo Monti, diciamo così. Sì. Il governo Monti, come si insediò, si preoccupò subito di togliere la competenza dal Ministero dell'Ambiente in fatto modalità di tariffe, applicazioni, metodi tariffari del servizio idrico e affidarlo a un'autorità normalmente che si occupa di gestioni di servizi che sono sul mercato, come l'energia elettrica e il gas. A quel punto è stato lì che è stato fatto il vero e proprio tradimento del referendum, dell'esito referendario, perché questa autorità cosiddetta indipendente ha praticamente riuscita nel giro di un anno e mezzo a reintrodurre addirittura la remunerazione del capitale investito. Con un'altra, con diciamo, disposizioni amministrative, sì, non legislative, ma amministrative, è qui la fregatura. Ecco. Cioè tu puoi avere la legge, la tua, ma un regolamento amministrativo non fa sì che la legge valga quella che abbiamo noi. Quindi questo è un mondo, il nostro è un paese strano. Molto strano. Un referendum che ha valenza ma però, di legge. Se non ricordo male, era successa una cosa simile quando vincemmo il referendum, ci metto anch'io perché andai a votare contro il finanziamento pubblico ai partiti. È successa la stessa cosa. Cioè non si chiama più finanziamento pubblico, si chiamano rimborsi elettorali. Cioè, qui ci prendono in giro. Gianfranco. Questo strumento purtroppo è stato reso, diciamo così, fatto decadere come valenza da questi esempi. È chiaro che i cittadini si rivoltano quando pensano a dover riaffrontare, dice si va a votare per il referendum e questi però chi è su poi ci frega, allora che ci si va a fare? E si comincia a avere, e questo è il gioco che fanno chi è interessato a non far veramente funzionare una democrazia partecipativa, partecipata anche da cittadini, perché questo è il massimo, con la differenza che il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti fu modificato poi piano piano dalle leggi in Parlamento, da altre leggi, hanno reinserito il rimborso delle spese elettorali, insomma, truccano quel finanziamento con altre vesti. Qui non c'è voluto neanche il Parlamento. Perché se fosse andata un'altra legge in Parlamento, la Corte Costituzionale l'avrebbe bocciata. Secondo me devono modificare l'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica non fondata sul lavoro, ma fondata sui magheggi. Quindi siamo perfettamente, esatto, d'accordo. Ma poi qui, Gianfranco, ce li metto un po' tutti, perché io voglio fare. Qui destra, sinistra, si meravigliano se la gente non va più a votare, se pensa che siano tutti dei qualunquisti. O tutti messi dei maghi Silvan, si meravigliano, ma fanno finta di meravigliarsi, sanno benissimo che questo è il risultato che hanno cercato. Non tutti, io capisco che non tutti saranno dentro ogni partito, c'erano tutti convinti, c'è gente che in buona fede ha lavorato dentro i partiti, ma io posso veramente
attestare che alcuni hanno sempre lavorato perché la gente stesse a casa e contasse meno, che bastava fare una campagna elettorale, prendere un po' più dei voti di quegli altri e poi si sta lì e ci si pensa. Però quando si avvicinano le elezioni cominciano a diffondere questi comunicati, questa comunicazione verso il popolo, siamo vicini alla gente, scendiamo in strada, vogliamo sentire quali sono le esigenze del cittadino, le problematiche, secondo me veramente giocano tutti le stesse carte. È un teatrino. Anche ad Arezzo è successo dopo, perché noi avevamo una condivisione dei modi come poter intervenire dentro questa società Nuove Acque o addirittura dentro l'autorità toscana di controllo, che sarebbe l'ente regolatore, attraverso il comune, il sindaco di Arezzo, che allora era in campagna elettorale, l'attuale sindaco Ghinelli, ha tradito anche lui l'impegno che aveva preso degli impegni che erano quelli di far luce su tutte queste cose, togliere quello che non si doveva, mantenere, cercare di non cambiare la legge nazionale, ma quella pratica. Nel 2015, le ultime elezioni, te probabilmente, c'erano tantissimi candidati, non ti sei fidato di nessuno, a un certo punto hai preso e ti sei candidato anche te. Sì, cioè, questa è stata una reazione probabilmente al fatto che fra tutti i candidati che c'erano nessuno aveva preso a cuore questa tematica poteva essere questa patata bollente. Diciamo il più c'era un movimento che aveva nei suoi capitoli che proponeva certamente anche l'acqua pubblica, ma diciamo che il comitato però in quel tempo erano passati 4 anni già dall'esito del referendum, non rispettato, calpestato proprio dai partiti che erano in maggioranza sia in governo sia qui, anche nella regione e nei comuni, proprio ignorati, traditi. A quel punto io non potevo, l'avevano acquietata tutta la battaglia che si era messa su, perché l'esito fu ottimo, però si spenge, se io ti lascio qualche anno lì sempre nel limbo che non si sa come va a finire, se si viene rispettato o non viene rispettato, nessuno delle istituzioni fa sì che venga rispettato, a quel punto anche la gente, come si diceva, si arrende e dice vabbè, pago e buonanotte, no? Cioè, pago le bollette, pago più bollette, si lascia questa situazione. Ma in quel momento noi ritenemmo, come Comitato Acqua Pubblica, che fosse l'ora di riportare nel tavolo delle discussioni pubbliche, e era un'occasione grandissima quella della competizione elettorale per il Comune, era l'occasione per riportare ogni volta che si discuteva del futuro Comune, come si voleva fare, si poteva riportare questo argomento all'ordine del giorno, all'attenzione dell'opinione pubblica, per rivendicare che si dovesse rispettare il referendum. Questo fu lo scopo per cui noi... Fu la spinta. Allora, arriviamo ai giorni nostri. Il comitato un mesetto fa ha diffuso questa notizia secondo la quale in Toscana noi siamo i primi, abbiamo questo bel primato che forse è poco invidiabile. Sta di fatto che insomma, le tariffe ad Arezzo sono le più care, quindi insomma, è rapportato il dato a tutta la Toscana. Però è una cosa che è stata contestata da un assessore della Giunta Ghinelli. Ecco, cosa è successo? Assessore Sacchetti. Cavaliere, io lo chiamo il Cavaliere delle Nuove Acque. Lui è il Cavaliere delle Nuove Acque. Ogni volta che si fa, da quando c'è Ghinelli, che ha scelto Sacchetti come, ma non a caso penso, lui dice ma è un po' aziendalista il mio assessore, no? Per le aziende, quindi tratta la cosa un pochino, insomma, non è che si schiera subito a favore dei cittadini così, senza andare a vedere l'azienda, la complessità del metodo tariffario, tutte queste cose qui che noi avevamo posto in discussione. Questo assessore ecco, il vostro ha calcolo sempre difeso le Nuove Acque. Ecco.
qualunque cosa facciano le acque, che non è che fa tutto male, per carità, rispetto ad altri, se io la comparo ad altri gestori, ma il problema è questo, che ogni volta metodicamente viene presa come, viene preso come esempio di consumo di una famiglia media di 3 persone, così è, per le classifiche nazionali o anche regionali della Toscana, di quanto costa la bolletta, chi paga di più o chi paga di meno, uno ritiene che tu sei a metà classifica in Toscana, perché se prendi quella fascia di consumi che fa comodo a dimostrare questo, la si fa, su quella si è agito con minori aumenti quando è stata ristrutturata 2 anni fa la tariffa in Toscana, e guarda caso quei consumi da 120 a 150 metri cubi hanno subito minori aumenti anziché quelli superiori o quelli inferiori direttamente. Noi allora ci siamo permessi di rifare i conti proprio per mettere in evidenza questa differenza, che se tu hai un consumo di 190 metri cubi, e ce ne sono più di 5.000 di famiglie in questo territorio che consumano quello e più, lì sei al primo posto. E abbiamo fatto i conti. Poi l'assessore Sacchetti stranamente dice: ah, ma 3 persone, ma se uno consuma un'utenza di 190 metri cubi è una famiglia sprecona. Cioè, che questa vuol dire che è sprecona, ma come sarebbe a dire sprecona? Ma se sono in 4-5 persone in quella famiglia, ma non possono, ma non si devono lavare frequentemente, non devono o fare fanno il bucato, una doccia non devono collettiva, avere la lavastoviglie, non devono, lo deve avere solo quelli che hanno 3 o 2 persone, lo possono fare, ma che è assurdo questo. Quindi quei tentativi di dimostrare che noi vogliamo mettere in evidenza le malefatte cosiddette o le cose da correggere che sono dentro Nove Acque, e il cavaliere delle Nove Acque, l'assessore Sacchetti, fa le sue uscite e poi dopo non replica le controrepliche, perché non credo che abbia tempo, mi auguro anche debba fare qualcos'altro oltre che avallare tutto quello che dice Nove Acque, quello lo sa far benissimo, si occupa forse anche di qualcos'altro. Io ambirei ad averlo diciamo in un tavolo anche pubblico, con gli argomenti, anche con un moderatore, ma che ci spieghi o contrasti le nostre evidenziazioni. Cioè, noi abbiamo quest'anno messo in evidenza che loro, proprio l'assessore Sacchetti, perché è lui che è delegato dentro l'autorità idrica toscana per il comune di Arezzo, hanno approvato che a Nove Acque dovessero rientrare 22 milioni di euro in questi 5 anni, adesso a rate, nelle tariffe che pagano i cittadini, a ristorare una, secondo loro, pretestuosa riavere indietro dei soldi che avrebbero pagato come canoni ai comuni negli anni fra il 2000 e il 2011. Questa cosa è del tutto ingiusta e inconsistente, la loro ragione, perché noi abbiamo pagato in quel periodo tariffe più elevate del 30% di quello che consentiva la legge fino al 2011. Quindi l'autorità toscana, che fa l'agevolatrice, agevola questo tipo di soluzioni a carico dei cittadini sempre. Non certo a carico delle aziende di gestione, le società per azioni che gestiscono, quindi ha trovato una sponda a Nove Acque e se l'è fatti autorizzare. Adesso noi stiamo pagando anche quest'anno di quella somma qualcosa come 2 milioni e 300 mila euro in più, che non sono nelle tariffe, che sono qualcosa sono come il 5%. Il 5% delle tariffe è per di più. Noi abbiamo fatto come Comitato Acqua Pubblica proprio nei giorni scorsi, abbiamo mandato un esposto su questa operazione ben dettagliato alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti regionale. Prima di questo l'avevamo mandata sia depositato un ricorso all'autorità nazionale competente. Speriamo che qualcuno metta mano a una ingiustizia
che costringe i cittadini a pagare il 10% addirittura di più le tariffe da noi, ma lasciando ancora i privati dentro. Io non discuto che si debba riuscire con questi strumenti a mandar via i privati, i soci privati, o avere una gestione nel caos, ma nessuno lo dice. Noi vogliamo ottenere prima il rispetto del referendum, e questo ce lo aspettiamo con la legge che attualmente, la proposta di legge che attualmente è alla Camera dei Deputati, penso di marzo dovrebbe essere in aula, i primi di marzo. Questa speriamo, legge, dai. E noi speriamo di poter ottenere che il rispetto dell'esito del referendario venga attraverso una legge approvata in Parlamento. Allora, l'ultima domanda che ti voglio fare riguarda queste tariffe agevolate, queste agevolazioni che devono essere concesse alle famiglie in difficoltà, che sono tante, chiudiamo la parentesi, purtroppo che sono veramente tante. Sono state sbandierate lo scorso anno, però di fatto voi sostenete che non siano mai state messe in atto. Ecco, come mai? A luglio dell'anno scorso, nel 2018, è stato ben pubblicizzato questo bonus idrico composto di tre fondi che mettono a disposizione: uno l'azienda, la società Nuove Acque, 100.000 euro, 300.000 euro, sempre pagati dai cittadini, naturalmente dagli altri utenti, un fondo di 400.000 euro che è destinato a intervenire come bonus a quelle famiglie, sul pagamento dell'acqua di quelle famiglie che sono in difficoltà, e questo è determinato, è dimostrato dalla istanza che una famiglia presenta con ISEE adeguato, che è sotto una certa soglia, e queste famiglie, ti posso dire che attualmente sono circa 2.500 ad Arezzo. Esatto, ma Arezzo ce ne sono una bella fetta, la parte maggiore. Famiglie sono tante e sono in difficoltà, ma sono state messe anche in difficoltà perché se noi abbiamo contestato questo metodo, cioè tu dici apriamo, voi fate la richiesta e noi vi eroghiamo il bonus, lo dividiamo per quante famiglie ci sono. Era sufficiente, è già sufficiente per determinare il numero delle famiglie in base ai componenti che hanno, e questo doveva essere fatto entro il 2018. Cioè l'ultima bolletta del 2018, che è già tardiva secondo noi l'intervento, è tardivo, ma in ogni caso doveva contenere un conguaglio di quello che avevi richiesto prima a quelle famiglie, perché erano state costrette già a pagare, magari ad arrangiarsi, a cercare dei soldi per pagare le bollette, le prime 4 o 5 dell'anno, che ne abbiamo 6 all'anno, e nell'ultima doveva esserci. Noi abbiamo aspettato a dicembre, poi abbiamo ovviamente denunciato il fatto che a nessuna famiglia era stato erogato questo bonus. Quindi tu non devi contrabbandare una cosa che fai o annunciarla e poi dopo la farai nel 2019 a compensazione. Cioè questo è illogico, perché se una famiglia è in difficoltà per pagare la bolletta piena che tu gli mandi, e tu gliela mandi a febbraio, a aprile, ogni due mesi gli mandi una bolletta, quelli tu gli dovresti togliere già il 50% di quella bolletta, come facevano qualche anno fa. Adesso i sindaci hanno avallato, questo è un altro delle perle di questo sindaco, di questo assessore Sacchetti, che non ha fatto un plissé su questa cosa. E questo per noi è grave. Cioè un amministratore pubblico che ci tiene a dire, come dice lui, che è attento, sono attenti al contenimento delle tariffe, e poi non intervieni a correggere una cosa di questo genere. Noi abbiamo famiglie che sono venute anche da noi taluni a reclamare e a cercare, anche dicendo io devo andare a cercare i soldi per pagare, perché sennò mi fanno pagare anche la mora. È vero che non mi staccano l'acqua, non gliela staccherà nessuno, però intanto gli addebiteranno anche gli interessi di mora, le penali perché non pagano la bolletta, la quarta, la terza, e loro dice, ma poi a gennaio, a febbraio, adesso ho saputo da Nuove Acque, abbiamo avuto un incontro,
col dottor Machetti, ci dice che ora 35.000 sono partite ora e quindi faranno i conguagli e si troveranno a credito queste famiglie in difficoltà per l'acqua che hanno pagato nel 2018 e la sconteranno, la scaleranno nelle prossime consumi. Ora, questa cosa è assurda. Cioè, se uno ha avuto bisogno di cercare un prestito magari da qualcuno per farsi, per pagarsi le bollette, far fronte a quelle bollette, quando tu gli dai il bonus gli ridai i soldi. Stiamo parlando dell'acqua, cioè un bene universale che deve essere riconosciuto ad ogni cittadino. Ora che una persona, un capofamiglia, un uomo debba andare a farsi prestare soldi per pagare la bolletta dell'acqua è veramente allucinante. Allora Gianfranco, siamo giunti alla fine del nostro viaggio. Io volevo far vedere per dire non mollate, sai che sono molto sensibile a questa cosa e quindi questo noi è abbiamo il mio voto va rispettato, ecco, quindi questo è sacrosanto, teniamo che questo e non ci arrenderemo finché non sarà fatto. Mi raccomando, conto sulla tua determinazione, tanto non molli no, assolutamente. Lo so, grazie Gianfranco. Il selfie di ordinanza che servirà poi a pubblicizzare adeguatamente questa puntata molto molto interessante. Grazie a te. Grazie Gianfranco e mi raccomando, va bene, non molliamo, l'impegno tutto. Ciao. Ce lo metto. Ciao. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattin 17, Arezzo. Venite a trovarci.